Buonasera, bentornati in diretta nel Salotto di Bocca in libreria. Ricostruire senza sosta la speranza da una frase citata durante un incontro nel Salotto di Bocca in galleria. È una frase di Neruda che ho voluto riprendere come tema di questo secondo ciclo di incontri. Siamo qui in compagnia di Fabrizio Gregori, che vedremo tra poco. Lui è bresciano, adesso risiede da 20 anni in Brianza ed è tra l'altro già stato partecipe alle nostre manifestazioni partecipando a Invita la lettura, Senti chi legge, col megafono appunto leggeva poesie in galleria. Ovviamente è una manifestazione in collaborazione con Diana Battaglia e Gerardo Mastrullo della Vita Felice, il libro di cui parliamo oggi, appunto edito dalla Vita Felice, e quindi facciamo ciao. Ciao, ciao Giorgio, grazie dell'invito e grazie a tutti coloro che sono collegati con noi e ci ascoltano. Intanto bentornato e non benvenuto, Grazie. perché ovviamente mi fa piacere che ci segui e che partecipi tutte le volte che iniziamo una nuova manifestazione culturale. Poi, l'ho detto già fuori onda, ma lo diciamo anche in onda, complimenti per l'opera alle tue spalle. Se ci vuoi dire il nome dell'autrice, so che è una donna. Certo. Sicuramente, l'autrice di quest'opera è la pittrice Maura Canepa, che è di Sestri Levante. Fra l'altro, questo quadro è un premio che ho vinto, diciamo, in un concorso letterario che mi ha permesso di conoscere quest'artista. E insomma, la libreria Bocca sappiamo tutti molto bene che si occupa anche prevalentemente di arte, e quindi mi piaceva insomma che ci fosse questo sfondo, mi sembrava molto adeguato insomma all'incontro. Ed è anche molto bello. Complimenti Molto bello, all'artista. sì. Se ci segue, dagli il mio numero di telefono, che va bene, mi piace. Va Senti, bene, proverò a so che tu ti farvi mettere porti. in contatto. Volentieri. So che tu ci porti notizie da Patmos, ma prima di questo, volevo dire che tu sei un personaggio un po' particolare, nel senso che tu sei laureato in ingegneria elettronica, lavori nel settore delle telecomunicazioni, se puoi dirlo, poi magari raccontaci per chi stai lavorando in questo momento, ma unisci l'interesse per la tecnologia, la passione per la poesia e l'epistemologia alla filosofia matematica. Cioè, solo la parola filosofia matematica, se la sentisse mia moglie, vedrebbe una schiera di pinguini. Cioè, raccontaci un po', e ovviamente la storia contemporanea. Insomma, sei un tutologo, sei un onnivoro. Cosa si può dire di un personaggio come te? Già l'ingegneria e la poesia. Dai, e facci entrare un po' nel tuo mondo. Sì, allora la mia formazione, come tu hai detto, è una formazione di tipo scientifico. Fin dalle scuole superiori ho frequentato il liceo scientifico, ho sempre avuto un forte interesse sia per le materie scientifiche sia anche per la letteratura. Ad esempio, all'esame di maturità, allora si chiamava ancora così, ho portato come prima materia italiano, ad esempio, al liceo scientifico, quindi questo già sottolineava l'interesse per la letteratura e per la poesia che è stato sempre vivo. Ho scelto però un indirizzo di tipo tecnico, appunto ingegneria elettronica. Oggi lavoro in un'azienda che ha sede in Brianza, che si occupa della progettazione di impianti di telecomunicazione e di videosorveglianza. È da circa 20 anni, quindi, che mi occupo di progettazione in questo ambito. Però ho sempre unito, diciamo, a questa passione per la tecnologia, quindi per le evoluzioni tecnologiche, per la scienza, anche una forte attenzione alla letteratura e alla cultura in senso lato, perché credo in realtà che questi due mondi non siano così lontani fra di loro come potrebbe sembrare. Pensiamo ad esempio a tutta la realtà del nostro Rinascimento, dove in realtà avveniva una forte integrazione fra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Poi nel corso del secolo scorso si è puntato forse ad una maggiore settorializzazione dei due campi. Ma credo che in realtà un colloquio fra questi due mondi sia molto importante. E in realtà la mia poesia cerca anche, utilizzando alcuni elementi che vengono tratti proprio dal mondo scientifico, dal mondo matematico e dal mondo tecnologico, di unire in realtà questi due mondi.
Ma non credo che sia poi una cosa così nuova a ben vedere, perché tentativi di questo genere sono già stati percorsi nella letteratura contemporanea da altri, da nomi importanti, pensiamo a Delio Pagliarani negli anni 70 con le sue lezioni di fisica. In tempi più recenti abbiamo altri autori come Bruno Galluccio, Roberto Maggiani, che io ho frequentato, che conosco, Sergio Gallo, che tentano proprio di fare una poesia cosiddetta, chiamiamola scientifica, quindi dove anche elementi della scienza, del mondo della natura, della tecnologia possano entrare nei versi per tentare di innovare questo mondo e anche quindi di innovare in questo modo il linguaggio. Certo, tra l'altro si sono collegati due amici di entrambi, c'è cioè Riccardo Mereo che praticamente ci segue, lo dovrei chiamare come Valletto perché tanto se non è qua mi segue costantemente, e Raffaele Floris che ti salutano Sì, li conosco appunto. bene, li ringrazio della loro partecipazione. Non ho molto pubblicizzato l'evento, ho voluto fare un po' un effetto sorpresa. Mi fa piacere quindi che ci siano queste persone che ci seguono. Ascolta, allora adesso, visto che ci hai parlato un po' di te, sento dei rumori strani sottofondo, sarà buono, non lo so, sarà il fatto che adesso anche StreamYard è stanca delle mie dirette perché mi sa che sto arrivando alle 20 ore mensili e vediamo. Ma entriamo invece nel mondo dei tuoi libri, quindi leggici se hai pronte delle poesie. Certo, le leggo da questo libro, insomma, che è l'ultimo che ho pubblicato, ecco, Notizie da Patmos, edito dalla Vita Felice, fa parte della collana Le Voci Italiane, che è una delle collane, diciamo, dedicate alla poesia contemporanea. Tutte le copertine sono caratterizzate da questo baffo colorato, quindi che anche a me è spettato, diciamo, come parte distintiva della collana. Il libro ha una prefazione, ci tengo a dirlo, di un autore che stimo molto, che è anche un mio amico, anche se ci separano un po' di anni, che è Piero Marelli. Un autore molto affermato che, fra l'altro, oltre a essere poeta, drammaturgo, attore teatrale, poeta sia dialettale che in lingua, è anche traduttore. Per La Vita Felice, ci tenevo insomma a dirlo, ha pubblicato anche importanti traduzioni, ad esempio della lirica provenzale, che fa parte della storia della letteratura e che consiglio a tutti di leggere. Notizie da Patmos ha questo titolo, diciamo Patmos, come tutti sapete, è l'isola dove Giovanni Evangelista ha scritto il libro della Rivelazione, noto anche come libro dell'Apocalisse. Quindi ho scelto questa immagine perché innanzitutto è un'isola e qui parliamo di un mondo, diciamo, di due solitudini che tentano di incontrarsi. E poi sull'isola di Patmos San Giovanni riceve la rivelazione dal Padre con la P maiuscola, che in questo caso è Dio, in una dimensione molto più modesta, molto più ristretta. In realtà il tema che qui viene affrontato è proprio quello della relazione fra genitore e figlio, con tutte le sue problematiche, le sue complessità, ovviamente con alcuni elementi di tipo autobiografico, ma come avviene sempre in poesia, naturalmente tutto viene poi trasposto in una luce più ampia per far sì che il messaggio non sia solo personale, ma universale. Aspetta un attimo, sì, Sì. scusami un secondo. Volevo sapere, prima di iniziare a leggere le poesie, quando è che hai scritto queste poesie? In che lasso di tempo? Allora, le poesie sono state scritte tutte prevalentemente nel corso dell'anno 2018. Ah, In ok. realtà sono nate in un periodo di tempo relativamente breve, proprio perché il tema, sono nate prime tre o quattro poesie dedicate a questo tema e a seguire, quasi in una profusione, diciamo, piuttosto intensa, sono nate molte altre composizioni subito dopo. Quindi, diciamo, la prima stesura è avvenuta grosso modo nell'arco di 3 o 4 mesi, poi c'è stata una rielaborazione a distanza di svariati mesi. La forma definitiva è stata raggiunta durante l'estate del 2019 e poi il libro è stato pubblicato a fine anno scorso, quindi a un anno, praticamente negli ultimi giorni ha compiuto un anno.
Quindi il libro precede l'anno che stiamo vivendo, che è molto particolare, ma la domanda nasce spontanea. In questo periodo invece tu poi sei riuscito a scrivere qualcosa o è un periodo che ti ha lasciato inerme nella scrittura? Allora, è stato un periodo complicato, devo dire, anche a livello di scrittura. Il primo lockdown l'ho vissuto con uno spirito abbastanza positivo, nell'idea, insomma, che fosse uno sforzo fondamentale per raggiungere poi degli obiettivi importanti per la salute comune. Però sono stati mesi difficili sia nella lettura che nella scrittura, cioè la costrizione forzata, paradossalmente, con la nostra solitudine, che poi come autori generalmente cerchiamo, perché la solitudine è importante per scrivere, quando invece diventa uno stato imposto dall'esterno. E quindi in un qualche modo sempre garantito, perché io vivo da solo, sono single, la mia famiglia, i miei cari, i miei affetti abitano lontani e quindi ero impossibilitato a raggiungere chiunque, diciamo che questa situazione è molto complicata e sta diventando ancora più complicata oggi. Quindi secondo me in realtà questi periodi sono i meno utili e i meno proficui, sia per la lettura, a cui tengo molto, sia per la scrittura. Certo, quindi dai, entriamo un attimino nel mondo poetico di un ingegnere. Sì, allora leggo magari il brano introduttivo, che in realtà è una prosa, anche se io non effettuo una grande distinzione fra prosa e poesia, per me è tutta poesia, anche quella scritta in prosa. Qui introduce proprio un po' il tema del libro e questa mia visione anche dell'unione fra poesia e scienza. Ho sempre avuto il tarlo delle scienze esatte. Stechiometria, grammatica, calcolo differenziale, logica formale e l'algebra, soprattutto l'algebra. L'algebra nasce per ampliare l'orizzonte dell'aritmetica, limitata alla teoria dei numeri e alle operazioni più elementari fra interi. Vi introduce la complessità sotto forma di variabili, polinomi, equazioni, spazi vettoriali. L'algebra assolve a questa funzione correttiva, a integrare una mancanza fra mondi isolati, divisi, saldarne il crepaccio, colmarne il gelo. Algebra, dall'arabo al-jabr, che significa unione, connessione, ma anche aggiustare, rimediare. Le strutture algebriche, come matrici lineari, gruppi finiti, campi di Galois, rispondono all'idea di un'unione praticabile per costruire universi misurabili, docili, uno spazio dominabile, finalmente nostro, una paternità restituita. L'algebra è, nel suo stesso atto costitutivo, anello di congiunzione, arte della riparazione, come la poesia. Beh, devo dire, è molto, molto interessante. Ascolta, tu tra l'altro hai scritto diversi libri, hai partecipato a Sì. diverse raccolte poetiche e hai vinto diversi premi. Se dovessi fare un sunto di ciò che hai scritto e di ciò che hai vinto come premi, cosa che sceglieresti? Allora, diciamo che ho iniziato a pubblicare abbastanza tardi, perché anche se ho sempre scritto versi, li ho tenuti per me e ho fatto le prime pubblicazioni, in realtà autopubblicazioni, solo attorno ai 40 anni. Oggi ne ho 48 fra poco, quindi parliamo anche di un'esperienza, se vogliamo, per quanto riguarda il mondo editoriale, abbastanza limitata. Credo che i libri più significativi che mi rappresentano sono senza dubbio gli ultimi tre, quindi Il senso della neve e Zero al quoto, che ho pubblicato con Punto a Capo Editore, e quest'ultimo, Notizie da Patmos, con La Vita Felice, due case editrici che stimo entrambi, a cui debbo molto.
e credo che questi siano i libri che meglio mi rappresentano. Mentre i primi due analizzano il mondo soprattutto in terza persona, quindi visto come osservatore esterno o partecipe, questo ultimo libro invece è molto più, diciamo, rivolto all'interiorità, quindi è in un qualche senso, anche se usa un linguaggio scientifico, un libro più lirico rispetto ai precedenti, più soggettivo e meno oggettivo. Credo che la cosa più importante sia scrivere poesia credibile e in linea con quella che è la propria ispirazione e la propria poetica. Poi è chiaro che partecipare a premi, a letture poetiche, a festival aiuta a confrontarsi con gli altri, a poter anche capire qual è il riscontro che un determinato lavoro può avere. Però, come dico sempre, è bene, per quanto riguarda premi o riconoscimenti di questo tipo, dimenticarsene immediatamente dopo averli conseguiti. Anche perché un autore è naturalmente, diciamo, animato da un narcisismo che è forte, e quindi è sempre bene tentare di limitarlo il più possibile, e quindi rimanere attenti a quelli che sono i versi, perché deve essere la poesia a parlare. Infatti, io sono solito dire, quando ottengo dei riconoscimenti, che in realtà il riconoscimento è ottenuto dal libro, perché ci credo davvero, non è mai ottenuto dall'autore, ma dal libro. L'autore è certo chi il libro l'ha scritto, ma tante volte è la poesia che ci viene a cercare, non siamo noi a cercarla. Ecco, io credo molto in questa cosa. Allora, poi c'è una domanda che a questo punto te la girerò, ma non adesso, di Giuseppe. Glielo devo perché è un assiduo Certo. frequentatore di tutte le nostre dirette. Ma la cosa che invece interessava a me, se dovessi scegliere all'interno di quest'ultimo libro, Viaggio a Patmos, una poesia che lo rappresenti un po', a parte l'introduzione che ci hai già letto, quale sceglieresti? Sì, allora. Leggi, anzi, più che quale sceglieresti, leggicela. Sì, la leggo senz'altro, ne scelgo una a cui sono molto legato. Io potrei leggere naturalmente anche quella che dà il titolo all'opera, però C'è una quella cosa, chiunque. però un commento te lo devo dire, perché questo è molto bello. Sì. Per la prima volta non nutro ostilità verso l'algebra. Ma in realtà altri, diciamo, intervistatori con i quali ho tenuto eventi online dicevano che in realtà leggendo questo libro sono ritornati incubi scolastici, no? Qualcuno mi ha detto mi sono ricordato dei miei 3 in analisi matematica, però poi ho letto le tue cose, poi in alcune parti io addirittura mi riferisco, oltre che alla matematica, anche alla fisica quantistica, alla chimica, a varie discipline. Mi hanno detto, ma ci siamo riavvicinati in realtà a questi argomenti con un'attenzione e una curiosità diversa, perché posti in questa forma comunque ci hanno incuriosito. Ecco, quindi per così dire, se questo suggerimento può avere un qualche significato, mi verrebbe quasi da dire, per chiunque ha detestato sempre le materie scientifiche e ha creduto che fossero aride, provi magari a leggere qualche poesia e a capire come immagini anche che in precedenza non poteva ritenere associabili a una poesia, sono invece state utilizzate. Quindi magari possa anche lui dire la sua opinione per capire se l'esperimento è riuscito o meno. Più o meno hai risposto alla domanda che non ti ho ancora fatto di Giuseppe, però andiamo per Sì. ordine. Leggici una poesia di questo libro che secondo te lo rappresenta, quella che tu reputi la Sì, più. ce ne sono molte, ma ne leggo una che ritengo rappresentativa. Lo so che è difficile per un artista, per un poeta, dover scegliere una tra, perché sono tutte figlie e quindi sono tutte È belle. certo, è certo. Geografia di confine. Avevi la passione dei confini. Tracciare fronti di demarcazione, la loro geografia compiuta, solida. Per questo t'affidavi alle cartine, quella certezza di valichi e passi, ciò che serve a dare ordine alle vite, fosse anche un limbo nel deserto, un muro, una zona demilitarizzata.
A noi non è servito confinarci, ciascuno in un cordone sanitario, perché c'è sempre una metà che manca, l'amore che rimane impronunciato. C'è bastato credere, franca una terra di nessuno, noi intatti territori d'oltremare, colonie di un'uguale solitudine. Sono molto profonde e danno spunti a tante interpretazioni. Poi domanda, tu sei tra i poeti che preferisce leggerle o che vengano lette le tue poesie? Perché sai che c'è una doppia, ci sono due fazioni ben distinte. Allora, non credo di essere un lettore eccezionale perché non ho, diciamo, fatto corsi né teatrali né di recitazione. Mi piace comunque leggerle perché credo di poter dare un'interpretazione che è quella di chi le ha scritte. Tendo a leggerle, diciamo, in una maniera piuttosto semplice, rispettando molto quelle che sono le pause naturali imposte dalla spezzatura del verso. Questa è una cosa a cui tengo molto. Perché poi le pause nella lettura della poesia sono quasi fondamentali Sono per dare. importantissime. Esatto. Diciamo che non amo in genere letture di tipo teatrale. Ecco, le letture teatrali, enfatiche. Non me ne vogliano, però, alla maniera del Gassman, ad esempio, degli anni addietro, dove ovviamente c'era anche una sensibilità diversa. Ecco, letture di questo tipo non le amo particolarmente per la poesia propriamente detta. Poi, vabbè, c'è la realtà dello slam, eccetera, della performance, quello è tutto un altro mondo. Però diciamo che la lettura mi piace farla anche in prima persona, non disdegno se sono altri a farla, ci mancherebbe. Però la faccio sempre in un modo estremamente composto e misurato. Ecco, questo è il mio stile. È tutto chiaro. Ci sono dei rumori strani che, boh, non lo so, sarà il microfono anche. Allora, Ah, la domanda loro di li sento, Giuseppe. spero non disturbino il pubblico. No, no, infatti spero di no. Comunque, la domanda di Giuseppe è la seguente: secondo te la poesia può essere strumento di indagine del mondo per la scienza, come quest'ultimo è strumento per la scrittura poetica? Allora, qui si potrebbe aprire, no, un discorso molto ampio che rientra proprio nell'ambito dell'epistemologia, ossia la filosofia della scienza, che è uno dei temi che io ho sempre approfondito come studio. In realtà, come dicevo, poesia, parola poetica e scienza, ma anche tecnica, e di questo ne sono testimonianza anche studi filosofici fatti da uno dei più importanti filosofi del nostro tempo, che è Heidegger, il quale sono due mondi vicini, cioè Heidegger addirittura sostiene in uno dei suoi più importanti saggi che la tecnica è proprio uno degli strumenti con cui si manifesta l'essere, cioè la natura più profonda che ci sfugge normalmente nella nostra quotidianità. E avvicina quindi la tecnica, purché condotta in un certo modo, come finalità alla poesia, perché alla fine tecnica e poesia in greco hanno una radice comune, che è il verbo poiein, che significa fare, ma fare con le mani, cioè proprio eseguire, costruire. E quindi in questo senso sia la poesia sia la scienza, o meglio la scienza applicata, cioè la tecnica, usa in un qualche modo le mani per costruire qualcosa di nuovo. La poesia lo fa con le parole, la scienza o la tecnica lo fa con le formule e poi con le invenzioni, con le realizzazioni tecnologiche. Quindi in realtà la finalità che hanno queste due espressioni è, a voler ben vedere, vedendolo da uno spettro più ampio, è simile. Cioè sono alla ricerca comunque di un qualcosa che va al di là dell'uomo e che possa aiutare l'uomo a migliorarsi, ad evolvere, a interrogarsi meglio sul significato, della sua realtà, del mondo che lo circonda. Quindi perché no, mi verrebbe da dire. La settorializzazione delle culture, come dicevo prima, che è nata soprattutto nel corso dell'ultimo secolo,
secondo me ha portato anche dei danni pesanti, cioè mantenere il mondo della scienza, il mondo della letteratura, dell'arte separati fra di loro e non farli colloquiare, credere che ciascuno sia autonomo e indipendente, possa vivere di vita propria, secondo me ci snatura come esseri umani, perché Anche perché ciascuno. uno è la conseguenza dell'altro, cioè gli artisti operano in questo secolo, per forza rappresentano questo secolo, è inutile voler dire, ah vabbè, quello lì è arte, quello lì è un'altra cosa. Sì, no, condivido appieno, senza essere un E ti dico la ingegnere. verità, io sono molto preoccupato, essendo io ingegnere, ho molti colleghi che lavorano non necessariamente nella mia azienda, ma che ho conosciuto per lavoro, che sono ingegneri in senso stretto, che al di fuori dell'ingegneria e della tecnica hanno scarsi interessi che non siano magari il calcio o la televisione, la serie TV, magari non leggono mai un romanzo o non consultano mai un catalogo d'arte, non vanno mai a una mostra. A me questa cosa preoccupa molto, ma allo stesso modo preoccupa molto una persona che legge unicamente poesia, romanzi, saggistica e magari non ha mai letto un trattato scientifico, non ha mai analizzato un trattato di zoologia, uno studio sulla natura, sull'economia, perché credo che comunque tutti questi mondi siano strettamente interallacciati fra di loro. Connessi, Sono connessi. connessi, non si ha una visione del mondo, non si riesce ad essere dei poeti credibili se ci limitiamo alla poesia, ma in realtà neppure degli scienziati credibili se non si hanno in mente le altre prospettive. Pensiamo alla situazione in cui siamo, no? La crisi del virus, non è solo un problema sanitario, ce ne stiamo accorgendo tutti, è un problema che investe tutti i campi dello scibile in definitiva. E quindi una visione settoriale non ci porta fuori dalle difficoltà del mondo e che dobbiamo affrontare ogni giorno. È necessaria un'apertura mentale amplissima. E poi ci sono delle incongruenze pazzesche. I virologi, va bene, chiudete i musei, però andarsi a fare i capelli va bene. Che senso ha? Cioè, ci sono delle incongruenze pazzesche. Cioè, in un museo ci sono 1.000 metri quadrati, se hai a contatto con un'opera d'arte non puoi andare, però se devi andarci a fare una permanente puoi andare. Io veramente delle incongruenze senza fine e senza senso. Perché voglio dire, se il problema è il distanziamento sociale, perdonatemi, ci sono o i negozi aperti, ci sono degli ambienti più piccoli, come potrebbe essere la libreria, perché io non ce l'ho con nessun tipo di categoria, ma ci sono degli ambienti più piccoli, cioè è più pericoloso, tra virgolette, non lo è perché non viene nessuno, ma venire da me a prendere un libro che andasse a vedere la mostra di Tiepolo. Alla mostra di Tiepolo ci sono 5.000 metri quadrati espositivi, se fanno entrare 20 persone alla volta, hanno più spazio che venire a comprare la libreria Bocca dove, tra l'altro, consentono di far entrare in base ai metri quadrati fino a 7 persone, che comunque non è il nostro problema, perché non ne entra neanche una. Quindi. Ma no, dai, ne abbiamo molte collegate, questo è importante, no? Poi, come dicevi tu, io all'inizio parlavo delle scienze esatte che mi sono sempre piaciute, però ci sono alcune scienze esatte, come la matematica, perché un teorema è quello, no? Ci sono altre scienze non esatte in realtà, perché se vogliamo la biologia, ma la stessa medicina, sono scienze che comunque vivono di ipotesi che poi vanno verificate, di teorie che sono soggette a modifica e a trasformazione. Quindi anche la scienza non è in grado di dare una verità assoluta, tantomeno la Però, poesia, ovviamente, no? a un certo punto ci vuole anche il senso, cioè tornavo a Ci dire, vuole il buon l'esempio senso. ci vuole il buon senso, tant'è che il codice civile parla del buon senso del padre di famiglia. Se tu devi tenere i tuoi figli lontani dal fuoco, non è che gli accendi il fuoco in camera da letto e poi gli dici state lontani, non glielo accendi. Cioè, voglio dire, invece qui, comunque Fabrizio ti ringrazio, cioè scusa, Giuseppe ti ringrazio. Grazie. Se vuoi ti leggo un'altra poesia un Sì, pochino più volentieri che specifica. chiudiamo. Allora, però Sì. prima della lettura di poesia, che chiudiamo sui Sì. tuoi versi, come chiedo a tutti, c'è un messaggio, c'è qualcosa a cui tu ti ispiri in questo periodo, invece che a me ci vuole veramente tanta speranza, perché l'hanno proprio distrutta.
Sì, secondo me bisogna avere fiducia, nella intelligenza e nella responsabilità delle persone. Credo che, questa grande difficoltà che è imposta da una causa esterna, no? Perché ovviamente il virus è un qualcosa che ci è saltato addosso, che non dipendeva da noi, no? Qualunque sia la forma con cui esso è nato, ma insomma mi sembra di poter concludere che tutti ormai hanno accertato che è nato in maniera naturale, come salto di specie ne prendiamo atto. Ciò detto, credo che la cosa più importante per tutti noi in questo momento è la responsabilità che ci spinge ad essere una comunità. Se l'individualismo, che è sempre stato, diciamo, il faro principale che ci ha guidato in questa società capitalistica in cui ciascuno cerca di affermarsi solo per se stesso e spesso creando anche danno all'altro, in maniera più o meno voluta, più o meno diretta o indiretta, credo che invece questa realtà ci dovrebbe aver fatto capire, poi non so se ci riuscirà veramente, che siamo tutti interconnessi. Nessuno può da solo tirarsi fuori dai grandi problemi dell'esistenza, ma ha bisogno del confronto con gli altri. Io spero che sia questo il grande messaggio che tutti ne traiamo. Qualcuno probabilmente diventerà ancora più ostile di prima perché era predisposto ad esserlo e quindi verrà portato forse all'esasperazione. Però spero che prevalgano soprattutto le persone di buon senso e che questo ci porti a rivedere alcuni dei modelli ai quali fino a ieri o a ieri altro ci siamo appoggiati. Spero. Senza esagerare, direi anche oggi. Ci Anche oggi è stiamo difficile. appoggiando. Allora, Fabrizio, chiudiamo in bellezza, scegli una Sì, poesia. Abbiamo detto tutto, hai visto? È stato semplice, poi alla fine, tanto. molto divertente, un bel colloquio, devo dire grazie per le tue domande, anche per le domande che provengono da chi ci ascoltava, insomma, che è molto bello. Infatti arrivano complimenti, grazie per i molti spunti di riflessione, insomma è bello, è anche questo un modo per comunque stare insieme, non potendo star vicini. Certo. Leggo una poesia che è nella parte finale del libro, dove, anche se il libro è abbastanza, diciamo, impegnativo, no? Parla di una conflittualità evidente, di una difficoltà di comunicazione, però nell'ultima parte giustamente si apre uno spiraglio di speranza e, come dice il titolo, ricostruire senza sosta la speranza. Vi leggo la poesia dal titolo Viso a viso. Ci sarà un rifugio buono. La luce residua di un albero, un'acqua estrema, dove giungere mano a mano. Ci sarà, lo deve, un luogo dell'agnizione, l'azzurro che compone la frattura, i corpi metro della congiunzione, perfetta latitudine di tempo, sull'arco che sa unire viso a viso. E noi misura di una stessa terra, il suo spazio redento, condiviso. E mi sembra un Molto, messaggio, insomma, molto molto bello. appropriato con il titolo, insomma, di questa trasmissione, di questa striscia, adesso non so come chiamarla, dialogo, trazione. Un salotto virtuale. Salotto, ecco, salotto. È un salotto perché qui arrivano veramente di tutti: poeti, scrittori, ingegneri, Infatti ho medici, sentito. oncologi, l'assessore alla Bellissimo. cultura, abbiamo avuto il direttore di musei, artisti, abbiamo avuto di tutto. Stamattina è venuto un giornalaio scrittore, fantastico, bellissimo. Da veramente di tutto. Chi vuole mi chiede, io do spazio a tutti. Qualcuno mi ha anche scritto in una mail, questo a metà ottobre, tu che regali 15 minuti di celebrità di cui parlava Andy Warhol. Esagerazione. E invece no, Piccola io trovo. celebrità, direi, ci Esatto. mancherebbe. Io trovo invece questa contaminazione, perché siete sempre voi a mettere contenuti all'interno della social TV della Libreria Bocca, e quindi voglio farmi contaminare da tutti i contenuti possibili e immaginabili, e l'Italia ne è piena. Grazie, grazie e alla prossima. Ciao.
Ciao Grazie a te per Fabrizio. l'ospitalità, grazie a tutti, grazie alla Vita Felice, al mio editore, a Mastrullo, a Battaggia e a tutti voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.